Ed eccoci nuovamente qui noi sandoriani a piangere un mito, questo è veramente un mito della gioventù, un mito di quelli che hanno la mia età, che hanno superato i 60. È stato veramente un mito, un grandissimo, con una carriera di tutto rispetto, nell'Inter, nazionale, un giocatore che è stato veramente un grande di correttezza, di bravura, di serietà, un giocatore d'altri tempi. Ora chiaramente aveva 90 anni, bergamasco. Parliamo del grande Gaudenzio Bernasconi, se non mi sbaglio 337 presenze con la Sampdoria, detto Orsacchiotto, insieme a Cristina, a Vieri, a Hochwirg, a quei giocatori lì. È stato veramente un autentico mito della Sampdoria di quegli anni, una Sampdoria operaia che però si faceva rispettare, una Sampdoria che aveva dei presidenti che amavano la squadra, senza fare polemiche, chiaramente, e cercavano in tutti i modi di far sì che la Sampdoria facesse la sua ottima figura in Serie A. E un altro, questo è stato veramente il pezzo forse più amato, perché Bernasconi qualche anno fa è venuto a Marassi, gli è stata regalata una maglia con il suo nome e mi sembra le presenze che ripeto 336 335, insomma più o meno è stato forse il giocatore con più presenze dopo Mancini, credo. Ma era quella Sampdoria lì dei Morini, era la Sampdoria di quei tempi, che poi vabbè anni dopo sono venuti degli altri che sono diventati degli autentici miti nel cuore dei sandoriani, i tempi di Hochwirg, i tempi di Rosin, i tempi di Battara, i tempi di quei giocatori lì. Ma Bernasconi forse nell'immaginario collettivo è stato quello che ha riempito più i cuori, col 5, il suo 5 sulla schiena. All'epoca c'erano delle maglie di lana, che tra l'altro io ne ho un paio, maglie che ti si riempivano di sudore, maglie non piene di stupidate, piene di scritte, piene di sponsor. Era il cosiddetto calcio che andava dall'1 all'11. L'1 era il portiere, il 2 era il terzino sinistro, il 3 era il terzino destro, il 4 era il mediano, il 5 lo stopper, il 6 libero, 7 alla destra, 8 e 10 erano gli interni, come diceva il grande Fuffo, intendo Bernardini, l'11 era l'ala sinistra. Poi c'erano i centravanti, chiaramente il 9, che aveva proprio il 9 sulla schiena, che tra l'altro a quei tempi lì, se uno lo ricorda, il 9 delle maglie della Sampdoria era anche un brutto 9, perché ricordo le maglie di Cristin che aveva un 9 un po' particolare, che era tutto della Samp, con i famosi calzettoni bianchi e blu a righe. Comunque, chiaramente quando va via un personaggio come lui c'è sempre un po' di tristezza. Certo che con tutto rispetto alla famiglia e le condoglianze che porgo alla famiglia, aveva un'altra età rispetto a Gianluca, ma a suo modo è stato un grandissimissimo anche il grande Gaudenzio Bernasconi. Dire che non lo dimenticheremo mai è retorica, perché chi è sandoriano, che ha una certa età, Bernasconi lo porta nel cuore. Ciao grande Gaudenzio, sei stato un mito dei miei tempi e lo sarai sempre. Ciao!